Il Pescara batte la Massese allo stadio degli Oliveti, la Carrese torna al successo contro la Sansovino, una gara fondamentale, finalmente gli azzurri sono riusciti a vincere. Questi sono i temi di questa puntata di C-Live, amici sportivi, ben ritrovati di nuovo in nostra compagnia. Andiamo subito a vedere i risultati della Serie C1, Girone B. Ancona Crotone 2-1, Gallipoli Perugia 3-0, Juve Stabia Taranto 1-2, Lanciano Sorrento 0-0, Lucchese Potenza 1-0, Martina Arezzo 1-2, Massese Pescara 0-1, San Benedettese Pistoiese 2-1, San Giovannese Salernitana 1-1. Vediamo anche la classifica, in testa Ancona Salernitana con 48 punti, Crotone 46, Gallipoli e Lucchese 45, Arezzo e Taranto 42, Pescara e Perugia 40, Lanciano e Sorrento 36, Massese 35, Potenza 33, San Benedettese 31, Pistoiese 29, Juve Stabia 27, San Giovannese 22 e Martina 14 punti. Lanciano è penalizzato di 2 punti e Pescara di 1 punto. Vediamo anche quelli che sono stati i risultati nella Serie C2, Girone B, con il contributo sempre della grafica. Bassano Giulianova 2-1, Bellaria Rovigo 3-3, Carrarese Sansovino 2-1, Castelnuovo Viterbese 2-0, Poggi Bonzi Prato 1-1, San Marino Reggiana 1-1, Spal Gubbio 1-0, Teramo Porto Gruaro 2-1 e Viareggio Coglio Cappiano 1-1. Vediamo anche qui la classifica con il Bassano che allunga sulla Reggiana. Bassano 65 punti, Reggiana 62, San Marino 47, Porto Gruaro e Spal 46, Bellaria 40, Teramo 39, Poggi Bonzi e Prato 38, Castelnuovo 36, Cuoio Capiano 35, Viareggio 34, Carrarese 33, Gubbio Giulianova 32, Rovigo 31, Viterbese 22 e Sansovino 17. Siamo andati di corsa per farvi vedere tra poco le immagini, adesso facciamo una pausa e poi ci rivedremo dopo la pubblicità per analizzare e vedere i riflessi fermati delle partite tra Massese Pescara e Carrarese Sansovino. A tra poco! The concert. Superficie vetrata più ampia della sua categoria. Cambio manuale pilotato 6 rapporti. In una C4 Picasso c'è spazio per tutto, anche per le 5 stelle 4 ruote. Citroen C4 Picasso 7-5 posti. La mia macchina, bella ma... da revisionare. Non preoccuparti, Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista, elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla, prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli Apuana Speedy, convenzionato Decra Italia. Via Zara 810, Marina di Massa. Telefono 0585 86 81 96. Aperto anche il sabato mattina. A pochi metri dal centro di Marina di Massa, Calcetto il Lago. Tre campi di ultima generazione per il gioco a 5. Per una semplice partita tra amici, un importante torneo o per gustare in compagnia una delle squisite pizze del nostro punto ristoro, vieni a trovarci in via Pontremoli 42, Calcetto il Lago, infoline 0585 86 93 68. Dal 1963 in via Angelini a Massa, cartoleria La Cartaglia. Cartoleria, cancelleria, tutto per la scuola e per l'ufficio. La Cartaria è anche hobby e creatività, con un intero reparto dedicato agli artisti e agli amanti del decoupage. E se devi organizzare una festa, entra in La Cartaria Tutto Parti, non esitare, vieni a trovarci. La Cartaria, l'unica, ti aspetta in via Angelini 5, a Massa. Siamo rientrati in studio, andiamo subito a vedere le immagini delle due partite in rapida successione, le immagini di Massese Pescara e di Carrarese Sansovino. Vediamo i servizi.
Il Pescara batte la Massese e prosegue la sua rincorsa verso la zona playoff. Al degli Oliveti l'Erda in attacco si affida a Sansovini, capocannoniere della squadra, con 12 reti. Nella Massese Maurizio deve fare a meno degli squalificati Biglio e Carrara e dell'infortunato Bongiovanni. Il tecnico apuano recupera Diaguragà in difesa affiancato da Marini. La prima opportunità capita al Pescara, all'ottavo minuto, Sciarrone esce di pugno, il pallone va sui piedi di Sansovini che non trova la porta. Al diciannovesimo la Massese chiede un calcio di rigore per un contatto al limite della regolarità tra Melara e Vitale. Per la Mura è solo calcio d'angolo. Il Pescara, fino a quel momento piuttosto remissivo, esce dal guscio. Al venticinquesimo Micco si divora una grande palla gol. L'ex giocatore della Lucchese non sfrutta una corta respinta di Sciarrone su Ferraresi e calcia incredibilmente a lato. Il Pescara si riscatta due minuti più tardi. Sansovini riceve palla da Dettori al limite dell'area di rigore, si libera di Diaguragà e batte Sciarrone con una conclusione violenta che si insacca sotto la traversa. La Massese dà l'impressione di poter tornare facilmente in partita, gli avanti apuani non riescono a pungere. Il Pescara, prima della fine del primo tempo, ha una buona opportunità con Felci, che servito da Micco trova la parata di Sciarrone. Nella ripresa la Massese crea maggiori pericoli alla difesa ospite. Al sedicesimo Zerbini, servito da Guglieri, colpisce il palo, poi Indiveri blocca sulla linea. Pochi minuti più tardi Guglieri si presenta davanti ad Indiveri, che respinge in uscita la conclusione. La partita si chiude qui, la Massese si affida ai lanci lunghi che fanno il gioco della difesa del Pescara, che senza troppi problemi controlla la gara e si aggiudica i tre punti. Per la Massese di Agenore Maurizi è il terzo stop su 5 partite in campionato. I bianconeri nelle prossime gare dovranno cercare assolutamente una vittoria per evitare di soffrire fino all'ultima giornata. Il Pescara, con la salvezza in tasca, alza il tiro e punta con decisione l'obiettivo playoff. 5 punti sono tanti, ma sognare è lecito. The concert. Dopo 10 partite senza vittorie e 8 senza segnare reti, torna a sorridere la Carrarese, che supera di misura una buona Sansovino. Difesa obbligata per mister Zecchini, con Marchetti e Turi esterni. In attacco De Gubernatis affianca Mussi, non ce la fa Rubini e tra i pali gioca Grilli. Nella Sansovino assenti Perrone e Procopio, in attacco Guidone e il nigeriano Garba, sulle ali Nolè e il gioiellino Bazzoffia. Il primo episodio è il vantaggio degli azzurri. Rinaldi cerca il primo palo su punizione, Tardioli è immobile e la Carrarese interrompe un digiuno di oltre 700 minuti, ma poi abbassa la guardia e la Sansovino pareggia. Pattuglia trova un cross basso su cui la difesa azzurra si fa trovare impreparata, Bazzoffia sul secondo palo è puntuale e realizza. Al 39esimo Biggi dal limite impegna Tardioli, ma l'occasione grossa ce l'hanno gli ospiti al 43esimo, quando Guidone approfitta di uno svarione di Fusco e batte Grilli in uscita. Il gol sembra certo, ma è evitato dal recupero di Lazzoni, che si aiuta col palo. Nella ripresa la Carrarese è più convinta e trova il nuovo vantaggio, ancora su calcio piazzato. Questa volta Rinaldi è assistman e il finalizzatore Concas, che di testa batte Tardioli. Un minuto dopo Guidone, dopo una mischia in aria, cerca la conclusione, ma il tiro è deviato in angolo. Al 20esimo Concas si invola sulla destra e cerca Mussi, che ha anticipato a centro aria. Dopo questo episodio cala la Carrarese e cresce la Sansovino, che si rende più volte pericolosa. Al 32esimo Bazzoffia trova lo spazio per il tiro, ma Grilli si oppone. Al 37esimo sempre Bazzoffia è lanciato per vie centrali, Sicignano si supera e in scivolata evita il peggio. L'ultimo episodio è al 43esimo, quando una punizione di Quinto sfiora il palo. Per la Carrarese una vittoria sofferta ma importantissima, che permette di uscire dalla zona play-out. Per la Sansovino una buona prestazione, che però non migliora una situazione molto critica. Abbiamo visto i filmati, un ringraziamento a Francesco Rolla per quello sulla Carrarese. Abbiamo visto le immagini, una vittoria sofferta per gli azzurri contro la Sansovino, ma veramente importante. Mentre la Massese poteva sicuramente fare di più, clamoroso l'errore di Zerbini, che non è riuscito a buttare dentro quel pallone nel secondo tempo. Adesso facciamo un'altra pausa, ci ritroveremo dopo la pubblicità per analizzare gli aspetti legati alla partita della Massese con il Pescara e andare a sentire le interviste realizzate da Umberto Meruzzi negli spogliatoi. A tra poco. Dal 1963 in via Angelini a Massa, cartoleria La Cartaria, cartoleria, cancelleria, tutto per la scuola e per l'ufficio. La Cartaria è anche hobby e creatività,
con un intero reparto dedicato agli artisti e agli amanti del decoupage. E se devi organizzare una festa, entra in La Cartaria Tutto Party, non esitare, vieni a trovarci. La Cartaria, l'unica, ti aspetta in via Angelini 5, a Massa. E dunque un'altra sconfitta per la Massese, la terza nella gestione Maurizi, una Massese che in casa non riesce più a vincere, sono arrivati solamente pareggi da quando la squadra bianconera è tornata a giocare allo stadio degli Oliveti. Contro il Pescara la Massese ha avuto delle occasioni per poter pareggiare, è passata in svantaggio con la rete bella di Sansovini, poi non è riuscita a recuperare nonostante il Pescara abbia concesso delle opportunità e degli spazi. La Massese si è intestardita nel cercare i lanci lunghi per Zerbini e Artistico, che potevano essere serviti sicuramente meglio giocando specialmente palla a terra. Adesso andiamo a sentire le riflessioni del dopo partita. Umberto Meruzzi ha ascoltato diversi protagonisti della gara, sentiamole. The concert. Con Franco Lerda, mister del Pescara, per commentare questa vittoria in trasferta, che era poi quello che la dirigenza aveva preannunciato in settimana. La dirigenza ha comandato e la squadra ha eseguito. Sì, abbiamo vinto una partita non facile, perché sapevamo delle insidie di questa trasferta. Abbiamo disputato un discreto primo tempo, l'unica pecca che secondo me che abbiamo avuto è stata quella di non concretizzare le occasioni che ci siamo creati. Parlo del tiro di Sansovini, parlo dell'occasione che ho avuto Felci ed è sulla respinta del portiere Micco, tu per tuo portiere ha tirata fuori. L'unico rammarico è stato quello di non raddoppiare nella prima parte della gara. Poi i primi 20 minuti della ripresa abbiamo sofferto un po', poi ci siamo riequilibrati bene e credo che alla fine abbiamo vinto una partita meritatamente. Luisito Campisi, terza sconfitta della gestione Maurizi, adesso la Massese deve cominciare a guardarsi dietro. Sì, purtroppo oggi secondo me siamo stati anche abbastanza sfortunati con quel palo di Zerbini che su dentro non ci voleva, abbiamo preso un gol nel primo tempo che era evitabile. Purtroppo al contrario delle altre due partite che abbiamo pareggiato siamo stati secondo me un po' più sfortunati, però dobbiamo continuare a crederci. La salvezza è lì, siamo a 4 punti dalla San Benedettese e ora l'aspettiamo in casa. Andiamo a Lanciano, poi l'aspettiamo in casa e ce la giochiamo tutto per tutto in casa, fra due domeniche. Domenica prossima c'è il Lanciano, ovviamente dopo questa Pasqua. Lanciano che è una società, si dibatte in gravissimi problemi economici, però dal punto di vista sportivo sta facendo molto bene. Sì, è una squadra che ha trovato motivazioni. Forse la sua forza forse quest'anno è stata proprio questa, di dover per forza di cose mettersi in mostra. Sta facendo bene, sappiamo che sta una partita difficile, su un campo bruttissimo, però ormai con 6 pari dalla fine non guardiamo più in faccia nessuno, adesso dobbiamo andare lì e fare punti a Lanciano. Gianni Indiveri, l'elemento di maggior spicco di questa rosa del Pescara, partita che volevate fortemente vincere, si era evinto dalle dichiarazioni della dirigenza durante la settimana, ci siete riusciti con un po' però di fatica, direi. Sì, era una partita che ci tenevamo, era l'ultimo carro per rimanere agganciati a quelle per i playoff. Siamo riusciti, sì, perché abbiamo incontrato comunque un'ottima squadra, abbiamo avuto la fortuna di passare in vantaggio, dopodiché abbiamo sofferto tanto, probabilmente la Massese meritava anche il pareggio, però questa volta siamo stati fortunati a portare in porto un risultato fondamentale per noi e quindi siamo contenti di aver sbloccato così in maniera importante la classifica, avevamo veramente bisogno di questa vittoria. Sì, in pratica c'è stato un tiro di un loro esterno che ho deviato in mezzo, è arrivato Zerbini, contemporaneamente è stato molto bravo Romito ad impattargli la palla. Però la palla è andata carambolata verso la porta, quindi è andata sul palo, io ho fatto a tempo a rialzarmi e a rituffarmi, poi sono stato colpito un po' in testa, ma era una mischia un po' così. In quell'occasione siamo stati veramente fortunati perché era a porta vuota Zerbini, quindi è stato molto bravo il mio compagno di reparto Romito ad intervenire, quindi a impattare la palla e non farla entrare dentro. Con mister Maurizi a commentare la terza sconfitta della sua gestione, adesso la Massese si deve guardare alle spalle. Certo,
La Massa si deve guardare le spalle, oggi è stato un risultato negativo, ma credo che sono rammaricato del risultato negativo, ma credo che la squadra comunque non abbia demeritato al cospetto del Pescara. Rispetto ad altre partite forse abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. Esordio di Galli dal primo minuto, quindi ancora una volta centrocampo nuovo stante la squalifica di Carrara e Biglio. Un giudizio sul giovanotto arrivato da Parma? Credo che abbia delle buone possibilità di fare bene, anche se dovrebbe lavorare in maniera più serena, perché comunque adesso la situazione è difficile, quindi insomma la situazione è abbastanza così delicata, dobbiamo quindi stare attento, perché è un giovane, l'esordio in Serie C dall'inizio di una gara, e quindi non è facile. Ci servirebbe in questo momento, ci serve molta esperienza, molta cattiveria, molta determinazione. Il ragazzo ce l'ha, però è la prima esperienza, non dobbiamo bruciarlo. Appena arrivato dopo la prima sconfitta col Perugia, lei ha bocciato il 3-1-4-2 che le aveva lasciato in eredità Giannini, adesso è arrivata la terza sconfitta di questa gestione, la seconda con questo schema. La Massese deve ancora vincere da quando è arrivato lei. Verrà bocciato anche il 4-4-2? No, non credo che venga bocciato il 4-4-2, anche perché credo fermamente che per i giocatori che abbiamo a disposizione non vedo alternative a questo sistema di gioco, se non l'innesto di giocatori diversi da quelli che scendono in campo. Credo che possiamo far bene anche con questo sistema di gioco, e anzi, per quello che dal punto di vista tecnico-tattico, credo che il risultato è negativo, ma non credo che oggi abbiamo occupato gli spazi in maniera disarmante, oppure che il Pescara abbia avuto così occasioni da gol per dire che un sistema di gioco sia meno valido di un altro. Anzi, devo dire che siamo riusciti a sbagliare gol a porta vuota, abbiamo creato occasioni da gol, abbiamo sbagliato, e questo non c'entra niente con i sistemi di gioco. Ma Guglieri, credo che noi abbiamo creato 4-5 occasioni da gol da parte di Guglieri, e con Guglieri stesso, con Guglieri che ha crossato con Zerbini che non è arrivato per un filo, con Guglieri che ha crossato per Zerbini a porta vuota abbiamo preso un palo. Quindi non mi sembra che sia quella la carenza, la fascia con più carenza. Non mi sembra. E credo che se può essere anche vero questa cosa, che comunque abbiamo perso spinta da quella parte, anche se secondo me non è vero, ma dall'altra parte non abbiamo un giocatore con caratteristiche che poter giocare a 5. The concert. Rieccoci ancora una volta in studio, abbiamo chiuso la parte di C-Live dedicata alla Massese. Tra poco, dopo una piccola pausa, ci ritroveremo per analizzare i temi legati alla Carrarese vittoriosa per 2-1 contro la Sansovino. Tra poco. The concert. Too Fast For You, nuova Citroen C2 VTS Super Sprint. Il vero full service per la tua auto? Concessionaria Citroen Fratelli Nani, via Oliveti 53, località Stadio a Massa. Nuovo, usato, officine e carrozzeria, tutto per la cura della tua auto. Infoline 0585 83 10 78. The concert. Prima vittoria per mister Zecchini nelle due presenze in panchina con la Carrarese, è arrivata la sconfitta sul campo del Castelnuovo, poi al debutto a De Marmi è arrivata questa vittoria fondamentale contro la Sansovino, una vittoria firmata Concas e Rinaldi, gran punizione per l'1-0, poi è arrivato il pareggio della Sansovino e poi nella ripresa il colpo di testa di Concas che ha permesso agli azzurri di vincere e di uscire dalla zona play out. Andiamo subito a sentire le interviste dei protagonisti rilasciate e raccolte al microfono di Luca Borghini. Sentiamole. The concert. Presidente, la vittoria che mancava da 9 giornate, una vittoria importantissima, fondamentale per la classifica ma per il morale. No, oggi sinceramente contava solo il risultato, non è stata una bella prestazione, c'è una paura che ci attanaglia. Abbiamo rischiato con l'ultima classifica, per cui insomma questo la dice tutta, però insomma il risultato è favorevole, in questo momento ora siamo usciti dai play-out,
calendario non è impossibile, ora recuperiamo anche tanti giocatori con la prossima partita, perché la prossima ritorneranno Zaniolo sicuramente, Citro, Variale, credo anche Rubini, anche se oggi Grilli insomma ha fatto bene. E, insomma, contava sul risultato, c'è stato, tutto il resto non conta niente. Il cambio allenatore può essere stato importante per lo stimolo, per il messaggio della società. Dobbiamo reagire, dobbiamo uscire da un tunnel veramente pericoloso. Beh, quando si fanno 3 punti in 9 partite, un gol in 9 partite, è chiaramente un segnale che doveva darlo. Come dico sempre, non è che molte volte gli allenatori hanno le colpe, poi i difetti sono visti anche oggi. Cioè, non è che poi, però effettivamente l'allenatore sta dando abbastanza tranquillità, ora avrà 2 settimane anche perché lavorare non è che ha lavorato molto, è arrivato da poco, deve ancora conoscere bene i meccanismi, non ha ancora avuto poi la formazione a disposizione. Domenica a Castelnuovo mancavano tantissimi giocatori, come oggi ne mancavano altri 4. Ora vediamo, insomma, avrà queste 2 settimane per lavorare meglio e speriamo. Ora la prossima siamo a Viterbo, un'altra parte difficile, perché parte facile qui non ce ne sono, abbiamo visto l'ultima classifica, diciamo, ci ha messo anche un po' di difficoltà, però bisogna uscire da questa situazione e cercare di evitare a tutti i costi i play-out. Una domanda necessaria: la società si è parlato di un'entrata di Giannero Picelli, tutto è rimandato a giugno? Chiunque vuole entrare in una società che rimane in categoria, per cui è tutto legato alla categoria e poi nel momento in cui ci sarà la sicurezza di rimanere in C2, a quel punto magari andremo a finalizzare delle cose di cui stiamo già parlando. Quindi tutto rinviato a giugno. Per forza. Mister, partiamo dalla fine. Una vittoria necessaria, fondamentale, importante per uscire da un tunnel di 9 giornate senza vittoria e una classifica che si cominciava a fare veramente difficile. Oggi la vittoria, usciamo dalla zona play-out e una Carrese che sembra ritrovata psicologicamente soprattutto. Lei come l'ha trovata? Beh, intanto che siamo usciti dal play-out in questo momento qui non è un discorso che noi possiamo accettare. Noi, certo che oggi era una partita fondamentale, è una di quelle forse 3 partite che devi vincere almeno per sperare di uscire dai play-out. Senza almeno 9 punti prima della gara è molto difficile, e 9 punti sono 3 partite, 3 vittorie. Questo in casa, poi dopo questo lungo periodo, era assolutamente dovutamente da vincere. È chiaro che sono mancate la lucidità, un gioco corale, ma l'ansia fa perdere lucidità. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, mettendolo dal punto di vista agonistico, dal punto di vista della grinta. Non certamente in questo momento qui, è difficile in questo momento qui pretendere una fluidità di gioco, anche se noi dobbiamo lavorare per questo, perché le partite vanno avanti e dobbiamo dare qualcosa in più, però è stato il giusto premio al grande impegno dei ragazzi, questo è fuori discussione. Io voglio una squadra che giochi a pallone, poi ci sono le situazioni in cui tu devi fare circolazione di palla, tenere palla perché non ci sono i varchi, però io chiedo sempre alla squadra di verticalizzare il prima possibile, ma è anche vero che se non ci sono le possibilità di farlo non è che dobbiamo buttare a lunga per forza. Per cui dipende anche dalla situazione del momento. I 2 esterni sono sicuramente due esterni di centrocampo che si propongono, però è anche vero che noi dobbiamo sapere di avere 2 giocatori che sulle fasce possono fare nell'uno contro uno anche superare l'uomo, perché oramai se non le superi sulle fasce le avversarie non le superano da nessuna parte. Per cui è un modulo normale, dobbiamo sapere di lavorare con attenzione, di essere corti, di avere più lucidità quando si è in possesso di palla, perché se andiamo a guardare noi abbiamo regalato forse le più clamorose occasioni, le abbiamo regalate noi, sì. Proprio per una paura atavica quasi sembra. Però speriamo che questa vittoria ci dia quell'aiutino di cui abbiamo bisogno, se no ce la faremo lo stesso con le nostre forze. Ma il punto di intervenire, intanto dal punto di vista della testa, indubbiamente si cerca che questi ragazzi siano più sicuri di loro, un po' più sereni, un po' più tranquilli, un po' più convinti che comunque bisogna giocare un certo tipo di calcio per pensare di poterle vincere le partite. Però io li ho visti molto attenti, ottimi lavoratori, concentrati, meritevoli anche di essere seguiti e applauditi, benché questo non accada, perché un discorso è sbagliare, fare degli errori, ma avere la volontà di cercare di fare le cose. È un discorso fregarsene, questi ragazzi non se ne fregano, per cui
meriterebbero comunque un plauso. Poi si può discutere dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della classifica, dal punto di vista delle aspettative, ma questi ragazzi, visti in allenamento e visti anche oggi, meritano rispetto. Per cui io ho visto una squadra che ha queste caratteristiche, spero che insieme di riuscire in quel traguardo che tutti vorremmo raggiungere. Sicuramente ora il problema del pubblico che può contestare. Io lo capisco perché... Volevamo dire, sicuramente non è dovuto alla squadra, ma a un contesto di anni difficili. Diciamo che non sono di primo pelo io, per cui ho vissuto tantissime situazioni di questo genere e capisco benissimo che quando i tuoi seguaci vorrebbero vederti vincere, tu non riesci a vincere e non dare quello spettacolo che magari tutti pretenderebbero. Però io vorrei che si premiasse l'impegno, la volontà. Poi si può criticare ovviamente, ci mancherebbe altro. Non mi stupisco di questo, è la normalità. Però dentro di me dico, ma quando uno si impegna, dà il massimo, se riesce a dare quello che può dare, questo va ugualmente apprezzato. Poi si può discutere che non è spettacolare, non è di alto livello. Però il rispetto per l'impegno, secondo me, è uno dei fondamenti. The concert. Bene, chiudiamo la parte di C-Live dedicata anche alla Carrarese. Adesso, dopo un'altra breve pausa, ci ritroveremo per andare a vedere il prossimo turno. The concert. In via Quercioli, a Massa, di fronte alla chiesa, Bar Pasticceria Chantilly, il locale giusto per le tue colazioni e i tuoi aperitivi. Per prenotazioni 0585 79 27 62. Chiuso lunedì. The concert. Vediamo quali saranno le partite della prossima settimana. Si gioca solo in C1, 29esima giornata, Arezzo Lucchese, Lanciano Massese, Perugia Ancona, Pescara Crotone, Pistoiese San Giovannese, Salernitana Martina, San Benedettese Gallipoli, Sorrento Juve Stabia e Taranto Potenza. Queste le partite della 12esima giornata di ritorno, un impegno difficile in trasferta a Lanciano, la trasferta difficile scontro una squadra che è assolutamente la sorpresa della stagione, una squadra in difficoltà societaria, sull'orlo del fallimento, che comunque è riuscita a innalzarsi quasi verso i play-off, è stata anche penalizzata, quindi un Lanciano che al momento ha un punto di vantaggio sulla Massese, potrebbe averne tre e sono in arrivo probabili anche altre squalifiche per le inadempienze di inizio stagione, quindi la squadra di Moriero potrebbe essere ulteriormente declassata, ma vista anche due settimane fa contro la Salernitana è sicuramente una squadra molto molto forte, che contro la Salernitana poteva sicuramente vincere. Un palo negli ultimi minuti, è finita 1-1 quella partita. Comunque impegno veramente difficile per una Massese che deve cercare di far punti sul campo della squadra rossonera. Andiamo a vedere anche quali saranno le partite della Serie C2 Girone B, che però giocherà il 6 di aprile, non il 30 di marzo. Infatti la Serie C2 Girone B osserverà una sosta, l'ultima sosta prima del rush finale. Questi saranno gli incontri che andremo a analizzare tra due settimane. Cuoio Pelli, Bellaria Egea, Giulianova Spal, Gubbio Poggibonsi, Porto Gruaro Castelnuovo, Prato San Marino, Reggiana Bassano, Rovigo Teramo, Sansovino Viareggio e Viterbese Carrarese. Dunque impegno sul campo della Viterbese, una Viterbese sicuramente in crescita nell'ultimo periodo, e una Carrarese che dovrà cercare di fare punti su quel campo difficile. L'anno scorso perse 1-0, all'andata invece la gara finì 2-2 con un rigore veramente per un fallo di Ciani negli ultimi minuti che costò una vittoria preziosa alla Carrarese, allora guidata da Beoni. Di queste partite ovviamente parleremo la settimana prossima. Io ringrazio Luca Capua in regia, Elena Ferrarini in redazione, assieme a Luca Borghini, Umberto Meruzzi e Francesco Rolla e Luciano Del Frate. Davvero tutto per questa puntata di C-Live. Ci lasciamo come al solito con le immagini delle reti commentate dai nostri telecronisti. Ancora una volta vi rinnovo gli auguri di una buona Pasqua, grazie per averci seguito, appuntamento ovviamente a lunedì prossimo, arrivederci! The concert. Pescara, Giuliano che tocca per Caracciolo, stoppa di petto Micco, poi Sansovini che va al tiro di sinistro, gran gol di Sansovini. Parte Rinaldi, e rete di Rinaldi! Rete di Rinaldi che esulta alla Totti. Poi Guidone per Nolè, attenzione a questa
situazione, palla dentro e non ci arriva, e la rete di Bazzoffia. Calci piazzati per Concas, rete! Ottava prodezza di Concas!